Grazie per questa bella presentazione. Un onore e un piacere. Allora, il tema mi ha detto qual è, no? E siete voi. Solo che siete voi prese da un punto di vista millenario. Siete indietro nei millenni. Alle basi di quella che sarebbe dovuta essere la nostra religione. E così non è stato. Perché la nostra religione, come sapete, a un certo punto ha cambiato orientamento. Si è messa in mente di avere un Dio maschio, un figlio maschio e uno Spirito Santo maschio. Quindi voi eravate fuori. Così non era in origine. Così non era in origine. Ed è facile da verificare, eh? Non è un'opinione, è proprio molto facile. Se voi andate a vedere tutti quanti i libri importanti, dalla Bibbia fino ai Vangeli, c'è sempre una funzione femminile prevalente, ma molto prevalente. Per esempio, vi ricordate il Vangelo di Luca come inizio? Il Vangelo di Luca che è un grande narratore, grandissimo narratore, e comincia il Vangelo di Luca, forse qualcuno di voi se lo ricorda, però ve lo riassumo io in ogni caso. Il Vangelo di Luca comincia con la storia del sacerdote, grande sacerdote Zaccaria, quindi del cardinale Zaccaria, che va nel Tempio e ha nella parte del Tempio riservata solo ai cardinali, ai grandi sacerdoti. Entra dentro e sta mettendo a posto le varie cose, perché bisognava mettere a posto le cose ogni tanto e solo i cardinali potevano entrare. Entra lì e a un certo punto vede un riflesso di luce alle spalle e spera, dice, speriamo che non sia un arcangelo. E si volta, purtroppo, un arcangelo. Perché purtroppo un arcangelo? Perché gli arcangeli, nella tradizione ebraica, sono molto aggressivi. Bisogna sempre stare molto attenti quando si parla con un arcangelo. Quindi vede che è un arcangelo e che questo arcangelo lo guarda già indignato, come sempre sono gli arcangeli. E la prima cosa che dice l'arcangelo a Zaccaria, questo è l'inizio, ripeto, del Vangelo di Luca, e lo sto riferendo a memoria, però non sto inventando, l'arcangelo dice, non temere, perché uno vede l'arcangelo e si spaventa. L'arcangelo è una figura col fisico molto esagerato, vestito di armi e con una strana voce femminile, molto, molto virile d'aspetto e voce femminile, per cui già inquietante d'aspetto. E l'arcangelo dice, guarda Zaccaria, da te deve nascere il profeta che salverà il mondo. E gli spiega come verrà questa cosa. E Zaccaria dice, pensando di far bene, gli scappa una frase che è, ma io sono un po' avanti negli anni. Cosa che non doveva dire. Appena dice, si accorge di aver fatto una cavolata. Perché l'arcangelo si indigna e Zaccaria pensa, Madonna, questa, Madonna ancora no. Dice, questa non dovevo dirla. L'arcangelo gli dice testualmente, io sono Gabriele. Qui bisogna immaginare dietro la musica di Sergio Leone. Io sono Gabriele, che sto seduto alla destra del capo. E tu mi hai detto che sei un po' anziano, come se noi, io e lui, non avessimo guardato la tua carta d'identità. Cioè lui arriva praticamente, l'arcangelo, da Zaccaria, da un maschio sacerdote, e il maschio non è all'altezza. Zaccaria dice, per favore ho sbagliato, però l'arcangelo ormai è irritabile. Lui l'arcangelo dice, diventerai muto. Zaccaria diventa muto, esce fuori e dice, e fuori gli dicono gli altri, arcangelo, dice, sono beccato l'arcangelo, però muto. Cosa vuol dire muto? Vuol dire il grande sacerdote
maschio all'incontro con l'arcangelo non ha funzionato. Sarebbe dovuto nascere da lui Gesù e invece da lui nasce Giovanni Battista. Dopodiché l'arcangelo, già nervoso, perché era arrabbiato, va dalla Maria, che è una ragazzina, pronto a sparare di nuovo qualche punizione terribile. E gli dice, senti cosa, come ti chiami? Allora, da te vedo qua che deve nascere il profeta. E lei risponde, io non so niente. L'arcangelo, colpitissimo da questa risposta, dice, brava, è vero. E questo è terribile. Pensate, questo libro che arriva a Roma nel 150 d.C., al 150 d.C., nella religione già totalmente maschile del cristianesimo romano, in cui il maschio fa la brutta figura e la femmina capisce. Cioè, il Gesù non nasce da un maschio, nasce da una femmina, è diverso. Naturalmente ha fatto scandalo, perché le femmine nel cristianesimo romano non potevano entrare neanche in chiesa. Se entravano in chiesa stavano distanti, erano fuori tiro. Hanno divieto di parlare in pubblico. Maometto aveva concesso alle donne il permesso di entrare in pubblico, poi tolto dall'islamismo. I cristiani l'avevano negato. E l'autore Luca dice, praticamente, implicitamente, dice, fate male a negarlo, perché il maschio non ha capito l'arcangelo, lei ha capito l'arcangelo. Questo è l'ultimo capitolo di una serie lunghissima. Grazie per questa bella presentazione. Un onore e un piacere. Allora, il tema vi ha detto qual è, no? E siete voi. Solo che siete voi prese da un punto di vista millenario, siete indietro nei millenni, alle basi di quella che sarebbe dovuta essere la nostra religione, e così non è stato, perché la nostra religione, come sapete, a un certo punto ha cambiato orientamento, si è messa in mente di avere un Dio maschio, un figlio maschio e uno Spirito Santo maschio. Quindi voi eravate fuori. Così non era in origine. Così non era in origine. Ed è facile da verificare, eh? Non è un'opinione, è proprio molto facile. Se voi andate a vedere tutti quanti i libri importanti, dalla Bibbia fino ai Vangeli, c'è sempre una funzione femminile prevalente. Molto prevalente. Per esempio, vi ricordate il Vangelo di Luca come inizio? Vangelo di Luca che è un grande narratore, Luca, grandissimo narratore, e comincia il Vangelo di Luca, forse qualcuno di voi se lo ricorda, però ve lo riassumo io in ogni caso. Il Vangelo di Luca comincia con la storia del sacerdote, grande sacerdote Zaccaria, vuol dire il cardinale Zaccaria, che va nel Tempio e ha nella parte del tempio riservata solo ai cardinali, ai grandi sacerdoti. Entra dentro e sta mettendo a posto le varie cose, perché bisognava mettere a posto le cose ogni tanto e solo i cardinali potevano entrare. Entra lì e a un certo punto vede un riflesso di luce alle spalle e spera, dice, speriamo che non sia un arcangelo, e si volta, purtroppo un arcangelo. Perché purtroppo l'arcangelo? Perché gli arcangeli, nella tradizione ebraica, sono molto aggressivi. Bisogna sempre stare molto attenti quando si parla con un arcangelo. Quindi vede che è un arcangelo e che questo arcangelo lo guarda già indignato, come sempre sono gli arcangeli. E la prima cosa che dice l'arcangelo a Zaccaria, questo è l'inizio, ripeto, del Vangelo di Luca, e lo sto riferendo a memoria, però non sto inventando, l'arcangelo dice... Non temere, perché uno vede l'arcangelo e si spaventa. L'arcangelo è una figura col fisico molto esagerato,
vestito di armi e con una strana voce femminile, molto, molto virile d'aspetto e voce femminile, per cui già inquietante d'aspetto. E l'arcangelo dice: guarda Zaccaria, da te deve nascere il profeta che salverà il mondo. E gli spiega come verrà questa cosa. E Zaccaria dice, pensando di far bene, gli scappa una frase che è: ma io sono un po' avanti negli anni. Cosa che non doveva dire. Appena dice, si accorge di aver fatto una cavolata. Perché l'arcangelo si indigna e Zaccaria pensa: Madonna, questa, dove, Madonna ancora no. Dice, questa non dovevo dirla. L'arcangelo gli dice testualmente: io sono Gabriele. Qui bisogna immaginare dietro la musica di Sergio Leone. Io sono Gabriele, che sto seduto alla destra del capo. E tu mi hai detto che sei un po' anziano, come se noi, io e lui, non avessimo guardato la tua carta d'identità. Cioè lui arriva praticamente, l'arcangelo, da Zaccaria, da un maschio sacerdote, e il maschio non è all'altezza. Zaccaria dice: per favore, ho sbagliato, però l'arcangelo ormai è irritabile. Lui, l'arcangelo, dice: diventerai muto. Zaccaria diventa muto, esce fuori e dice, e fuori gli dicono gli altri: arcangelo, dice, sono beccato l'arcangelo, però muto. Cosa vuol dire muto? Vuol dire il grande sacerdote maschio all'incontro con l'arcangelo non ha funzionato. Sarebbe dovuto nascere da lui Gesù, e invece da lui nasce Giovanni Battista.